Io a questo punto, che so un po' le cose, perché insomma c'è sia la questione degli amministratori, le minacce ai amministratori, sia le minacce ai giornalisti, e qui abbiamo proprio la ministra Lamorgese, a cui lascio la parola e la ringrazio ancora una volta per essere qui e per l'intervento che farà. Grazie. Successo. Allora, ci scusiamo, intanto la diretta è anche questa, il ministro probabilmente ha cliccato il pulsante sbagliato, quindi attendiamo un minutino che si sta per ricollegare. Ah, ok, perfetto. Grazie Giulia, che ringraziamo per il suo lavoro dietro le quinte, che diciamo, è cruciale. No, io chi meglio della ministra, diciamo, ha, come dire, l'osservatorio, eccola qui, e quindi non parlo più, mi taccio e passo la parola alla ministra Lamorgese. Grazie. Grazie a voi, c'è stato un problema di collegamento all'ultimo minuto, però io ho voluto essere presente a questo incontro, quindi ho risposto molto volentieri all'invito del presidente Montà, proprio per essere alla presentazione di questo 11° rapporto di avviso pubblico sul tema degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali. Ritengo anche di dover esprimere e mandare un saluto a tutti gli altri relatori. Mi dispiace di non aver potuto collegarmi prima, ma oggi tra l'altro abbiamo anche un Consiglio dei Ministri, quindi tra poco, e quindi stavo un attimo ancora rivedendo le varie carte che dobbiamo esaminare in consiglio. E quindi credo che questa sia divenuta ormai un'occasione di confronto che ogni anno facciamo insieme e che dà anche seguito agli incontri che io ho voluto mantenere sempre costanti con voi e con anche i sindaci che faccio partecipare anche ai vari incontri, perché credo che sia da ricordare che un atto intimidatorio a un amministratore locale non ha una sola vittima, ma attenta al nostro vivere civile, alle nostre comunità, alla rappresentanza politica delle istituzioni. E quindi certamente l'atto di intimidazione contro un amministratore è la negazione dei principi democratici che stanno alla base delle istituzioni, sia che esso voglia condizionare o anche orientare una scelta da compiere, sia che voglia essere anche una vendetta, come talvolta capita, una protesta, una ritorsione contro una scelta già operata dagli amministratori locali, quando non addirittura un aberrante strumento di lotta politica, l'atto intimidatorio quindi mira anche a sovvertire quella che è la fisiologia della rappresentanza, a prevaricare la libertà di mandato dell'eletto, a corrompere la genuinità della dialettica di consenso o dissenso che accompagnano ogni scelta politica amministrativa. E quindi io ritengo che ogni atto di intimidazione non sia mai da sottovalutare, non sia banale, e quindi se è vero che talvolta può trattarsi di un atto sconsiderato, ma isolato, è altrettanto tanto vero che in certi contesti costituisce il segnale di un problema più grande, di una patologia aggressiva,
il segnale è davvero da non sottovalutare, e anche perché comporta talora la esposizione personale al rischio di altri comportamenti anche molto gravi. E quindi da qua nasce l'esigenza di un monitoraggio capillare del fenomeno, e su questo noi siamo molto attivi, in grado di cogliere per tempo gli eventuali sintomi di una pressione criminale pericolosa e strutturata sulla vita politica amministrativa di un ente. Un altro aspetto, per così dire, culturale, che si va sempre più evidenziando, secondo me, e che merita una riflessione, è il rapporto tra gli atti intimidatori e il clima di odio e di aggressività, anche verbale, alimentata attraverso alcuni social network. Lo vediamo oggi, purtroppo, soprattutto in un periodo in cui abbiamo subito gli effetti della pandemia, c'è stato molto ricorso ai sistemi informatici, e quindi il collegamento era rappresentato da uno schermo che talora rende più facile anche comportamenti illegali come quelli che noi purtroppo abbiamo visto. E quindi esacerbare i toni della polemica politica in rete rappresenta davvero, può avere delle conseguenze pericolose, soprattutto perché questi metodi purtroppo non consentono di avere dei filtri efficaci in grado di verificarne i contenuti o di moderarne, di moderare anche la dialettica che si va a determinare, con effetti anche imprevedibili. Il rapporto che viene presentato oggi contiene un'appendice statistica davvero ricca, che offre un contributo importante di conoscenza, di approfondimento degli atti di intimidazione. E al di là delle cifre, poi vi darò anche quelle, un po' il rapporto che mi sono fatto consegnare e di cui darò atto al termine di questo breve intervento, quindi al di là delle cifre, quello che è evidente è la complessità del tema, che può essere affrontato efficacemente soltanto se noi lavoriamo in rete, in maniera sinergica tra tutte le istituzioni coinvolte, impegnandoci in un laboratorio di progetti, di mirate strategie di intervento, di prevenzione e di contrasto. E io ritengo che un'azione realmente efficace e a lungo termine debba prendere le mosse dalle radici remote di questa deriva antidemocratica, ed è un compito questo che vede in prima linea il Ministero dell'Interno, da sempre impegnato sui temi della sicurezza attraverso la rete delle prefetture, delle questure, il fondamentale supporto dei comitati provinciali ordine e sicurezza pubblica, spesso proprio che rappresenta la prima sede di analisi dei fatti, ma anche di ascolto, di supporto all'amministratore che viene bersagliato dall'intimidazione. Ricordo, ma voi sapete bene, che presso il Dicastero dell'Interno siede l'Osservatorio Nazionale sugli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, coadiuvato da un organismo tecnico presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale, con sotto la guida del prefetto Vittorio Rizzi, che cura la statistica trimestrale degli episodi proprio sulla base dei dati forniti dagli osservatori che sono presso le prefetture dei capoluoghi di regione. Anche quest'anno io ho ritenuto di estendere la rilevazione agli amministratori regionali che nel biennio appena trascorso sono
sono stati maggiormente esposti alle forti tensioni sociali a causa delle iniziative che hanno adottato in materia di prevenzione del Covid-19 e lo dimostrano anche i dati che voi stessi avete enunciato nel rapporto, nel vostro rapporto. Colgo d'altra parte l'occasione, e credo che l'abbiate fatto anche voi, di ringraziamento a tutte le forze di polizia, alla magistratura, all'amministrazione scolastica, all'ANCI, all'UPI, che stanno davvero collaborando con grande entusiasmo alla realizzazione di numerose iniziative nel settore della formazione, della comunicazione, particolarmente apprezzata questa dai territori. E un analogo ringraziamento lo voglio esprimere al presidente Montà per l'importante contributo che l'associazione dà ai lavori dell'osservatorio e proprio per la costruttiva partecipazione anche alle riunioni che noi abitualmente svolgiamo. La prossima, voi sapete, si svolgerà il 22 luglio, quindi prima del periodo estivo proprio di agosto. Noi saremo impegnati lo stesso, perché noi il 15 agosto voi sapete che abbiamo il Comitato Nazionale, che lo faremo sempre sul territorio, quindi individueremo ora una sede diciamo, dove ritengo che ci sia esigenza anche della presenza dello Stato in quella giornata, e in quella data avremo a disposizione i dati riferiti al secondo trimestre di quest'anno e quindi potremo ulteriormente approfondire l'evoluzione del fenomeno con un focus particolare anche sulla Sardegna. Questo lo parlo del 22 di luglio, con un focus sulla Sardegna attraverso l'audizione del prefetto di Cagliari. All'incontro del 22 ho invitato a partecipare anche dei sindaci, ci sarà il sindaco Natale del comune di Casal di Principe e la Fragomeni, sindaco di Siderno, che con la loro testimonianza potranno dare voce alle vittime degli atti intimidatori. Ritornando poi alle iniziative in corso, mi preme sottolineare che il progetto pilota di sensibilizzazione a sostegno degli amministratori locali che abbiamo avviato nel 2021 con il coinvolgimento delle prefetture di Bari, Catanzaro, Napoli, Milano, Palermo, ha visto impegnate quest'anno le prefetture di Ancona, di Bologna, Firenze, Potenza e Venezia, con riscontri, devo dire, in base all'analisi dei dati, anche riscontri molto positivi. L'interesse, d'altra parte, per i contenuti dell'iniziativa ha dimostrato proprio l'importanza di diffondere la consapevolezza del fenomeno e degli strumenti a tutela delle vittime, contrastando soprattutto il sentimento di solitudine che tante volte gli amministratori hanno. Ed è questo che non deve avvenire. Quindi lo scopo di questi incontri, lo scopo del coinvolgimento di tutte le istituzioni è per dire che noi ci siamo e che operiamo perché questi episodi diventino sempre, diciamo, diminuiscano anziché crescano, anche se siamo in un periodo di particolare difficoltà, ma è necessario che ci sia la presenza dello Stato e che venga avvertita la vicinanza. Vi aggiorno anche su quelli che è lo stato di attuazione delle misure che abbiamo recentemente portato avanti a livello legislativo, e mi riferisco per esempio al fondo che abbiamo istituito nella legge di bilancio del 2021 con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, proprio per consentire
agli enti locali l'adozione di iniziative a difesa e a promozione della legalità, misure di promozione, di ristoro dell'ente o in favore anche di amministratori che hanno subito degli episodi di intimidazione. Voi vi ricorderete che questa era un'esigenza che è stata rappresentata proprio al tavolo che noi facciamo insieme, tipo quello che faremo il 22 di luglio, e l'abbiamo portata avanti con convinzione, perché anche questo è il modo di essere vicino agli amministratori locali. È stato d'altra parte sottoposto alla firma dei ministri concertanti, che sono il ministro dell'istruzione, il ministro dell'economia e finanze, il decreto anche che fissa i criteri di ripartizione delle risorse. Quindi io penso che questo sia un segnale importante. Altre iniziative potremmo poi noi assumere anche in sede di finanziaria prossima, secondo quelle che saranno le indicazioni, suggerimenti che verranno ai tavoli, che sono convocati proprio non soltanto per dare un segnale di presenza, non soltanto per fare il monitoraggio della situazione, ma anche per assumere iniziative concrete che poi devono vedersi, tipo quelle che abbiamo assunto l'anno scorso. D'altra parte io vorrei dire che il riparto del fondo viene ancorato anche al dato della popolazione residente, in quanto una delle due attività da realizzare con il contributo, con le risorse che arriveranno o le iniziative per la promozione della legalità, sono tanto più onerose quanto più vasta è la platea dei cittadini da coinvolgere. Quindi il riparto dei fondi del fondo tra gli enti locali, per i quali sono stati censiti atti di intimidazione, viene effettuato nella misura del 60% in relazione al numero degli episodi e del 40% in relazione alla popolazione residente. Sempre nell'ambito delle proposte progettuali maturate proprio insieme all'osservatorio, ritengo degna di nota anche l'iniziativa rivolta ai giovani, elaborata con il fondamentale contributo del Ministero dell'Istruzione. Si tratta anche in questo caso di un progetto pilota destinato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, che finora ha visto anche coinvolti 3 istituti scolastici di Cagliari, Genova, Napoli, riscuotendo un grande apprezzamento sul territorio. E sul fronte della formazione voglio sottolineare anche che prosegue l'impegno dell'amministrazione dell'interno attraverso l'attivazione di specifici percorsi nell'ambito dei programmi di istruzione e aggiornamento rivolto ai funzionari, agli ufficiali e ispettori delle forze di polizia, in quanto vengono privilegiate proprio coloro che operano su quei territori difficili, così come anche i funzionari della carriera prefettizia, perché si tratta di monitorare e soprattutto di verificare anche le conseguenze degli atti di violenza e di intimidazione. Quindi io credo davvero, in conclusione, di poter affermare che tutti sentiamo una grande responsabilità, perché abbiamo un obiettivo unico da perseguire, vale a dire quello di restituire la serenità a chi, e soprattutto mi rivolgo anche ai piccoli comuni, a chi svolge un servizio fondamentale per la vita della propria comunità, ma non deve essere costretto a vivere quel servizio come un gesto di eroismo o sacrificio ai limiti dell'autolesionismo. E bisogna scongiurare nello stesso tempo il rischio che un clima di intimidazione, disincentivo
disincentivi, perché questo è molto importante, disincentivi la partecipazione e l'impegno pubblico dei cittadini, i quali invece devono poter mettere loro stessi, le loro competenze, il loro entusiasmo a disposizione della collettività, candidandosi a ruoli di amministrazione attiva, senza che questo debba poi avere delle ripercussioni insostenibili sulla propria vita personale e anche sulla propria vita professionale. Quindi ringrazio tutti coloro che in quest'ultima tornata elettorale di sindaci hanno scelto di mettersi in gioco al servizio delle proprie comunità, ma certo anche un segnale c'è stato. Abbiamo raccolto anche della bassa partecipazione alle elezioni ed è anche questo che è un dato che noi dobbiamo combattere, perché bisogna mettersi al servizio degli altri, certo in tutta sicurezza. E quindi il vostro impegno rappresenta un esempio importante, soprattutto per le nuove generazioni, ed è per questo i corsi di formazione fatti nelle scuole, perché da lì che parte il sentimento di aiutare gli altri, di vivere la propria vita secondo delle regole che poi rappresentano la base della nostra democrazia. Quindi mi piace anche ripetere che il Ministero dell'Interno, e lo dico sempre quando vado a Lanci, sempre che quella è la casa dei comuni e quindi la casa delle autonomie, e quindi bisogna che da parte di tutti voi ci sia la certezza di avere un riferimento costante nel Ministero dell'Interno nell'affrontare i molteplici impegni, le molteplici responsabilità che il vostro ruolo comporta. Quindi io quello che aggiungo, non esitate a denunciare qualunque episodio di intimidazione, perché la denuncia è certamente la strada maestra per difendere voi, ma anche la libertà di tutti noi. Vi ringrazio ancora e vuol dire che ci vediamo il 22 di luglio. Grazie, grazie alla ministra Morgese.